Come testimoniare i musulmani? Benvenuti di nuovo. In questa sezione del seminario parlerò sul modo di presentare Cristo ai musulmani. Voglio cominciare esaminando a fondo alcuni punti fondamentali sulla loro evangelizzazione. Non c'è un ordine particolare in cui questi punti devono essere presentati, ma la mia viva speranza è che le cose derivate dalla mia esperienza e da quella di altri vi possano essere utili nel presentare il Vangelo ai musulmani. La prima volta che ho testimoniato a un vero musulmano è stato quando sono venuto in Europa nel 1976 con un ministero cristiano e stavo testimoniando per le strade di Monaco in Germania. Un giovane pakistano che aveva circa la mia età si fermò e mi permise di parlargli. Era un operaio ospite, un operaio immigrato in Germania e mi disse che era musulmano. Cominciai a parlargli del bisogno che tutti noi abbiamo di essere salvati dal peccato. Gli raccontai la storia di due uomini che camminavano per un sentiero, che caddero entrambi in una fossa profonda. Non riuscivano ad uscirne, e l'uno disse all'altro Aiutami ad uscire di qui. L'altro rispose Idiota, come posso tirarti fuori se anch'io sto nella stessa buca? Ma proprio in quel momento passò di lì un uomo che riuscì a tirarli entrambi fuori dalla fossa. Allo stesso modo, disse a quel giovane pakistano, siamo tutti peccatori e perduti nella profonda fossa del peccato. Soltanto uno che non è in quella fossa può tirarci fuori e salvarci. Gesù è stato l'unico senza peccato, gli dissi. Anche Maometto gli dissi era peccatore e aveva detto che doveva confessare i peccati settanta volte al giorno, lo dice nella dit. Nell'udire ciò, quel giovane si turbò e si arrabbiò molto e mi puntò il dito contro dicendomi. Allontanati subito da me o ti spacco il naso. Mi disse, se ti fossi trovato nel mio paese ti avrei ucciso. Fu per me come una doccia fredda e so che faceva sul serio. Ero molto scioccato perché pensavo di aver usato molta saggezza. Ma quel giorno appresi una lezione fondamentale, e cioè che non si può criticare Maometto se si vuole evangelizzare un musulmano. Per i musulmani, Maometto oggi ha quasi una statura divina, come Cristo Gesù per i cristiani. Quando parli con i musulmani spesso ti chiederanno cosa ne pensi di Maometto. Se rispondi che era un falso profeta o posseduto da demoni, li perderai. Quando parlate con i musulmani è sempre meglio che siano loro a trarre le giuste conclusioni, ragionando in modo da farli pensare da soli. Gesù ha detto in Giovanni 12 al versetto 32, Quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Innalzare Gesù, proclamando il suo carattere e gli alti standard che lui ha stabilito, sarà più efficace che attaccare direttamente Maometto. C'è un detto in inglese, puoi prendere più mosche col miele che con l'aceto. Perciò, innalzate Gesù e non attaccate direttamente Maometto. Quando i musulmani mi chiedono cosa ne pensi io di Maometto, di solito rispondo, sono cristiano e seguo Gesù, non Maometto. Col dire ciò metto in chiaro qual è la mia posizione, ma non offendo. Il Corano rifiuta nettamente la Trinità. Ma non preoccupatevi se quando parlate con un musulmano non riuscite a convincerlo che Cristo Gesù è Dio. Personalmente ho tanta pazienza con chi ha difficoltà a credere che Gesù è Dio, perché io stesso non vengo da un passato cristiano. Guardo anche come Gesù ha trattato l'argomento con i suoi discepoli. Lui non ha cominciato dicendo io sono Dio, credete in me. Invece ha cominciato guarendo i malati, cacciando via i demoni, calmando la tempesta, risuscitando i morti, camminando sull'acqua e moltiplicando il pane e i pesci. Dopo ha chiesto ai suoi discepoli, chi dite che io sia? Alla risposta di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù rispose, tu sei beato, Pietro, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Il gran missionario in Algeria, Charles Marsh, nel suo libro Come condividere la tua fede con un musulmano, ha parlato di un messaggio che una volta ha dato ad un gruppo di musulmani abitanti in un villaggio. Esordì chiedendo loro, cosa ne pensate di Gesù? E poi andò avanti passo dopo passo esaminando la nascita miracolosa di Gesù, le profezie che con lui si adempirono, i miracoli che compì, le ineguagliabili parole che pronunciò, la vita senza peccato che visse, la morte di cui morì e la sua resurrezione dalla tomba. Fu un messaggio potente e i musulmani furono molto toccati. Trasmetteva il Vangelo in modo chiaro e li lasciava con la necessità di darsi una risposta su chi fosse realmente Gesù. Ricordatevi che i musulmani sono persone come voi, con lo stesso cuore che avete voi e proprio con gli stessi vostri bisogni. Nel parlare con i musulmani potete trattare questioni di cuore. Anche loro hanno bisogno di amore, di speranza e di certezza. Presentate Cristo come colui che può dar loro la certezza della salvezza, colui che può dare pace vera, una speranza viva. Storicamente, l'atteggiamento reciproco dei cristiani e dei musulmani è sempre stato di tipo trionfalistico, ognuno sicuro di sé e della propria superiorità. Nella città spagnola, in Marocco, dove sono vissuto per un certo periodo, molti quartieri e vie portano il nome di vittorie che i cattolici hanno avuto sui musulmani in Spagna. E le crociate cristiane ancora oggi sono un ricordo vivo per i musulmani. È saggio essere sensibili e cauti quando si parla con i musulmani, evitando di tentare semplicemente di far apparire la vostra religione migliore della loro. Ricordatevi sempre di cercare il peccatore. Gesù venne a cercare e salvare i perduti e anche per noi questo deve essere il motivo che ci spinge a parlare con un musulmano. Non stiamo cercando di vincere un dibattito, ma di salvare anime. Ho letto una testimonianza di un missionario in un paese musulmano che fu invitato a un incontro con un sacerdote musulmano per discutere sulla loro fede. Quest'ultimo demoliva con fierezza ogni argomento che il missionario portava in difesa del cristianesimo e riteneva di aver dimostrato in modo travolgente la superiorità dell'Islam. Ma dopo vide che il missionario cominciò a piangere in silenzio e gli si sciolse il cuore. Il religioso musulmano in seguito divenne cristiano. Però ciò che prima lo aveva toccato non era stato un argomento travolgente, bensì l'amore che aveva visto manifestato nel missionario. Quando lavoravo nel nord dell'Iraq, alla fine della guerra del Golfo, dirigevo una clinica che operava in un ex fortino militare di Saddam Hussein, dove davamo aiuto medico alle famiglie povere che vivevano all'interno del fortino. La nostra infermiera capo, che era curda, un giorno, dopo aver parlato con mia moglie, diede il cuore a Gesù. Da sola quell'infermiera cominciò a testimoniare con prudenza agli altri lavoratori della clinica e con alcuni di loro cominciò perfino a fare degli studi biblici. Ci incontravamo regolarmente con lei per pregare insieme, per istruirla nella fede. Ci disse che voleva che pregassimo in modo particolare per il marito, arabo e forte fondamentalista musulmano. Non gli aveva parlato ancora della fede che lei aveva in Cristo e voleva ricevere sapienza per poterlo affrontare. Era figlio di un imam, un sacerdote musulmano, e conosceva a memoria il Corano. Nel suo lavoro di meccanico era attivo per cercare di far diventare più islamici i musulmani nominali che gli erano attorno. Un giorno prendemmo appuntamento per cenare insieme e finalmente lo incontrammo. Durante la cena cercò di farci convertire all'Islam e anche noi gli parlamo di Cristo. Non fu convinto da nessuna cosa che gli dicemmo, ma gli prestammo un libro che avevo in arabo. La Croce e il Pugnale di David Wilkerson. Questo libro è la testimonianza di un predicatore nella città di New York nel 1960 che operò tra le violente bande di strada e condusse il capo di una delle bande più violente alla fede in Cristo. È una potente testimonianza dell'amore di Dio e della sua capacità di cambiare una vita. Il mio amico prese il libro e cominciò a leggerlo. Fu toccato tanto che cominciò a piangere e cercò di non far vedere le lacrime alla moglie. Dopo di ciò cominciò a scrivermi dei biglietti e poi un giorno mi scrisse dicendomi che mentre leggeva la Bibbia araba che gli avevo dato, aveva letto Apocalisse 3, versetto 20, dove Gesù dice Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Il mio amico disse a se stesso Non posso lasciare fuori dalla porta uno così grande come Gesù e lo invitò ad entrare nel suo cuore. Fu una meravigliosa testimonianza, ma la prima cosa che aveva toccato il suo cuore era stato l'amore che aveva visto nella testimonianza di David Wilkerson. Il metodo utilizzato più comunemente per raggiungere i musulmani è chiamata evangelizzazione tramite l'amicizia. Questo non significa assolutamente far finta di essere amici per poter convertire qualcuno, ma significa essere davvero coinvolti emotivamente con le persone, essere veri amici e in questo modo mostrare il vero amore di Gesù che può aprire la porta per condividere il Vangelo con loro. Se potete, cercate di avere relazioni dirette, personali con i musulmani e interessatevi della loro vita. Siate ascoltatori, informatevi su ciò in cui credono e sulla loro cultura. Charles Marsh, in Come condividere la tua fede con un musulmano, ha scritto Il successivo punto importantissimo da tenere presente è che i musulmani reagiscono positivamente all'amore. Il musulmano deve percepire che noi lo amiamo profondamente come uomo e che non ci interessiamo solo della sua anima, ma di tutta la sua persona. Quasi tutti i casi di conversione verificatisi nel mondo musulmano hanno avuto come primo denominatore comune l'impatto con l'amore genuino di un cristiano. Una testimonianza efficace deve anche identificarsi col soddisfare i bisogni delle persone. Dobbiamo sempre vigilare e vedere i modi e i mezzi con cui poter aiutare i musulmani nei loro problemi sociali e personali e dovremmo pregare Dio che ci crei delle opportunità per poter scoprire i loro bisogni e che ci dia le risorse necessarie per poterli aiutare. Chi lavora con essi deve impegnarsi per dimostrare di essere un amico genuino, chi ha dei musulmani per vicini di casa deve adoperarsi per conoscerli e per dar loro assistenza nel risolvere i loro problemi. Quando i cristiani si propongono non solo di condividere la buona notizia del Vangelo con i musulmani, ma anche di servirli con amore e compassione, la bellezza di Gesù diventerà più visibile per loro. Dobbiamo cercare di sviluppare amicizie familiari. La famiglia è uno dei valori più cari nel mondo musulmano e ogni volta che è possibile, i cristiani dovrebbero cercare di diventare amici con intere famiglie e coinvolgere anche le mogli, i figli in questa amicizia di tipo familiare. In tal modo si sviluppano delle relazioni durature dove si determinano saldamente delle vere amicizie. I musulmani devono sperimentare il calore della vera amicizia e della vera comunione cristiana. Facciamo in modo di non prendere scorciatoie nel presentare il Vangelo ai musulmani cercando conversioni facili e veloci. Non cerchiamo di ottenere quante più conversioni possibili e nel più breve tempo possibile solo facendo recitare una semplice preghiera della salvezza. I metodi abbreviati, utilizzati per strappare una risposta precoce o per forzare una decisione formale, possono fare danni o un male incalcolabile. Proprio come una nascita prematura danneggia o distrugge un neonato, allo stesso modo un impegno prematuro danneggerà un musulmano. Molti, infatti, si sono rivoltati contro il Vangelo in maniera permanente come conseguenza di tale metodo d'approccio insensibile e avventato. Dobbiamo quindi cercare di lavorare il più vicino possibile allo Spirito Santo quando trattiamo con i musulmani e accertarci che i risultati esterni del nostro ministero corrispondano a un'opera reale che lo Spirito Santo sta facendo nella persona. Non si deve forzare nessun musulmano a prendere una decisione prematura. Lasciamo che lo Spirito di Dio faccia crescere. Noi dedichiamoci a piantare e a innaffiare. Poi, soltanto quando il musulmano da sé mostra un desiderio genuino di diventare vero cristiano, allora possiamo persuaderlo a farlo. Troppo spesso sembra che alcuni cristiani siano interessati solo a vantarsi del numero di convertiti che fanno, come se contare più teste sia prova dell'opera e della presenza dello Spirito Santo. Questo genere di cristiani spesso cade molto velocemente nella tentazione che si dovrebbe evitare, quella di fare dei convertiti mediante il credo facile. La guerra spirituale. Efesini 6, versetti dal 10 al 18. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello spirito, con ogni preghiera e supplica. Nel trattare con i musulmani è importante rendersi conto che siamo in una guerra spirituale e che la nostra guerra è con il diavolo che in Giovanni al capitolo 8 viene chiamato il padre della menzogna. Per mezzo delle bugie dell'Islam, dei suoi leader, e mediante i falsi prodigi che Satana compie con pratiche occulte dell'Islam popolare, le persone vengono ingannate, le loro menti accecate e non vedono la verità. Con l'Islam stiamo trattando di inganno spirituale e delle menzogne di Satana. Però la parola di Dio ci dice che Dio ci ha dato armi spirituali da utilizzare nella nostra guerra con Satana, armi potenti ed efficaci. Seconda Corinzi 10, versetto 4 dice: Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Dobbiamo utilizzare le armi spirituali della preghiera, della fede, della parola di Dio, quando abbiamo a che fare con i musulmani. Pregate per i musulmani e nelle vostre preghiere chiedete a Dio di aprire i loro occhi e di rivelarsi a loro. I musulmani credono fermamente che Dio parli attraverso i sogni, e se leggete i primi capitoli di Matteo vedrete che Dio ha parlato spesso mediante i sogni. Molti musulmani hanno aperto il cuore al Vangelo dopo aver visto Gesù in sogno, molti sono stati anche toccati sperimentando la potenza di Dio in una guarigione o vedendo una risposta a una preghiera quando dei cristiani hanno pregato per loro. Ciò evidenzia un altro punto, e cioè che i cristiani devono mostrare ai musulmani di essere gente di preghiera e di credere nella realtà della preghiera. Quando ci trovavamo nel nord dell'Iraq, mia moglie aveva un insegnante di lingua che era anche insegnante di scuola. Disse a mia moglie che molti bambini frequentavano la scuola dove lei insegnava ed alcuni si addormentavano per la fame perché le loro famiglie erano povere e non potevano permettersi di dar loro la colazione. Mia moglie ed io decidemmo di aiutarli e ci organizzammo per poter dare del pane a quei bambini per tutto l'anno scolastico. Alla fine dell'anno il direttore volle onorarci per aver fatto ciò e mia moglie andò a scuola e incontrò le insegnanti donne nella sala insegnanti. Lì c'era una maestra che aveva la testa china sulla scrivania, perché avendo un disturbo allo stomaco, erano sette giorni che non mangiava. Mia moglie le si avvicinò, le impose le mani e pregò nello spirito. L'insegnante si assopì. Mia moglie poi fu portata a fare un giro per la scuola e quando più tardi ritornò nella sala insegnanti, vide che la maestra malata era seduta, ben sveglia e completamente guarita, e mangiava pugni di ceci arrostiti. Quel miracolo predispose i cuori al Vangelo. I musulmani esprimono in modo visibile la loro religione, praticano i loro rituali di preghiera apertamente affinché tutti vedano, però non vedono che i cristiani pregano. I cristiani di solito pregano in segreto perché Gesù ha detto, quando preghi entra nella tua cameretta e non pregare per farti vedere dagli uomini. Perciò i musulmani hanno l'impressione che i cristiani non siano veramente molto religiosi e che non preghino tanto. Quindi, è bene essere un po' aperti, esternando la propria religione con i musulmani e approfittare e pregare quando se ne presenta l'occasione. I musulmani molto difficilmente rifiuteranno uno che prega per loro e si rispettano la preghiera. Molte volte Dio ha usato questo fatto. Quando vivevamo in una città dell'Africa del Nord, abbiamo proiettato il film di Gesù in un parco pubblico. Alla fine della riunione, mia moglie si avvicinò a parlare a due donne musulmane che erano sedute lì. Finita la conversazione, mia moglie ha pregato per loro e ha dato ad una un nuovo testamento in arabo dicendole di andare a casa e di leggere Giovanni capitolo 3 e poi di pregare e chiedere a Gesù di mostrarle se lui era la verità. Il giorno dopo, quella donna musulmana ritornò e disse a mia moglie che, quando aveva pregato la notte precedente, una luce splendente era entrata in camera sua. Pertanto, diede la propria vita al Signore ed è tuttora una donna attiva nella chiesa cristiana locale. Quindi non abbiate paura di pregare alla fine di una conversazione con i musulmani e cogliete le opportunità che vi si presentano per pregare per la guarigione o per qualunque altro bisogno. Dio può usare le tue preghiere per mostrarsi reale a loro. Ci sono molti casi nelle scritture in cui la gente si convertiva esclusivamente perché vedeva la potenza di Dio che accompagnava la predicazione del Vangelo. Allo stesso modo, possiamo aspettarci che molti musulmani si convertano se sperimentano la potenza di Dio nella loro vita, anche se non riescono a comprendere appieno le dottrine basilari della fede. La rinascita mediante la rigenerazione dello Spirito Santo è un'esperienza reale e piena di vita. Non dobbiamo sorprenderci di trovare spesso persone attratte a Cristo per aver sperimentato la sua grazia e il suo amore attivi nella loro vita, anche se non sono d'accordo Immediatamente sulle dottrine fondamentali del Vangelo. La salvezza si ha per fede, non per conoscenza, ed è molto probabile che il vero amore per Gesù e la vera fede possano venire proprio prima che ci sia un assenso alle verità più profonde del Vangelo. Inoltre, per conversare con i musulmani è bene utilizzare la parola di Dio. Ebrei 4, versetto 12 dice: Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. In un paese musulmano, in una drogheria, le pagine della Bibbia venivano strappate, venivano usate per avvolgere frutta e verdura. Un giorno un musulmano che comprò della frutta lì, tornò a casa e cominciò a leggere la carta in cui era stata avvolta. Tale lettura fu l'artefice della sua salvezza. Il miglior opuscolo che si possa dare a un musulmano è una porzione delle scritture o un Nuovo Testamento. I musulmani cercheranno di dirvi che la Bibbia è stata corrotta, ma nel Corano, nella Sura 10.94, Allah dice a Maometto che se ha qualche dubbio se il Corano sia veramente venuto da Allah o no, di leggere le scritture esistenti precedentemente, in altre parole, la Bibbia. Allah allora stava dicendo a Maometto di leggere un libro che era stato corrotto? Il Corano? Accusa i giudei e i cristiani di aver corrotto le scritture, ma in arabo ci sono due termini per dire che un testo è stato corrotto. Uno dei termini significa corruzione, nel senso che le parole stesse sono state cambiate per formare un testo diverso dall'originale. L'altro termine significa che le parole non sono state cambiate, ma è stata data una loro cattiva interpretazione. Il Corano usa soltanto questo termine quando si riferisce ai cristiani e ai giudei che hanno corrotto la Bibbia accusandoli di aver eseguito un'erronea traduzione della Bibbia e non di averne cambiato le parole. Quindi, secondo il Corano, il testo della Bibbia era autentico ai tempi di Maometto, che Dio è in grado di sorvegliare la sua parola. Ai musulmani, quando dicono che la Bibbia è stata cambiata, bisognerebbe chiedere quando è stata cambiata. Secondo il Corano, ai tempi di Maometto era un libro autentico. Allora è stata cambiata dopo l'epoca di Maometto? Ci sono tre copie intere della Bibbia datate dai 2 ai 400 anni prima di Maometto. Due di queste copie sono al British Museum e una è nella Biblioteca del Vaticano e concordano tutte con le Bibbie che abbiamo oggi. Quindi la Bibbia di oggi è l'autentica parola di Dio, poiché il Corano dice di credere in esse e di esaminarla, i musulmani dovrebbero essere disposti a leggerla. Quando si conversa con i musulmani è importantissimo citare e leggere i versetti dalla Bibbia, perché essa è la parola di Dio ed ha autorità, molto più di qualunque cosa possiamo dire noi. È bene essere informati sul Corano e se possibile procurarsene uno, in modo da poter familiarizzare con ciò in cui i musulmani credono e col loro vocabolario. Il Corano può essere usato come testimonianza, per esempio, come abbiamo detto prima, per dimostrare al musulmano che deve leggere la Bibbia. Quando l'Apostolo Paolo predicava agli ateniesi, utilizzava citazioni dei loro poeti per poter condurli alla verità del Vangelo. E il Corano può essere utilizzato allo stesso modo. Nel Corano ci sono storie con personaggi biblici come Noè ed Abramo, che possono essere usati come punti di partenza per condividere il Vangelo. William Miller scrive Il cristiano dovrebbe diventare molto informato sulla storia e sulle dottrine e pratiche dell'Islam. Soltanto quando conoscerà bene l'Islam sarà in grado di presentare la verità cristiana in un modo che risulterà comprensibile e attraente ai musulmani e sarà in grado di evitare delle incomprensioni. Parlando del Corano, comunque, non parlatene mai come di un libro ispirato. La verità è verità dovunque si trovi, ma ciò non rende il Corano la parola di Dio. Quando maneggiate la Bibbia in presenza di un musulmano, trattatela sempre con rispetto. Non poggiate la mai a terra e non sedetevi sopra, non maneggiate il libro in modo irrispettoso. I musulmani credono che il Corano cartaceo sia la manifestazione del Corano divino che è in cielo e vedono il Corano in maniera molto simile a come i cristiani vedono Gesù, come la parola di Dio manifestata. Per i musulmani maltrattare o mostrare mancanza di rispetto per il Corano cartaceo quindi è lo stesso che mostrare mancanza di rispetto per Dio. E ritengono che se un cristiano crede nella Bibbia e rispetta Dio, tratterà con rispetto anche la Bibbia cartacea. Quando si parla ai musulmani, sarebbe meglio usare una Bibbia non sottolineata. Se la tua Bibbia è sottolineata o evidenziata e loro lo vedono, fate assolutamente in modo di spiegare che l'avete segnata perché apprezzate la parola di Dio e avete voluto studiarla per ricordarla, e non perché non ne avete rispetto. Poiché la maggior parte dei popoli del Medio Oriente e dell'Asia usa la mano sinistra per le attività e le funzioni impure, è meglio che ogni qualvolta offrite un opuscolo o una Bibbia o qualunque altra cosa a un musulmano lo facciate con la destra. Un'altra cosa importante quando si condivide con i musulmani è di essere modesti nel proprio modo di vestire. Nei paesi musulmani i cristiani hanno una reputazione piuttosto brutta. Per esempio, posseggono e gestiscono negozi di liquori e vestono con abiti di stile occidentale. I musulmani in Pakistan e in Iraq indossano pantaloni lunghi, simili a pigiami o abiti lunghi, mentre le donne cristiane indossano gonne corte fino al ginocchio, che, benché per gli standard occidentali siano modeste, dai musulmani sono considerate un po' audaci. Questo, oltre all'immagine dell'Occidente cristiano che vedono i spettacoli alla tv come Dallas di Hollywood, Convincono i musulmani che i cristiani sono ubriaconi e persone immorali. È molto importante, e questo vale particolarmente per le donne, essere cauti e modesti nel vestire e nel comportamento. In genere è meglio che sia una donna a parlare con una donna e un uomo con un uomo, anche se in Europa e in altre nazioni occidentali comunicazioni fra uomini e donne non sono un problema come lo sono nelle nazioni islamiche. Però una ragazza cristiana che parla da sola con un musulmano non deve sorprendersi poi se l'uomo comincia a mostrare un interesse per lei che va molto al di là del solo ascoltare il Vangelo di Cristo. Ogni volta che è possibile, evitate di entrare in discussioni politiche con i musulmani. Se vengono fuori argomenti su Israele e Palestina, siate attenti a non parteggiare per Israele e a non essere antagonisti nei loro confronti. In Occidente, particolarmente in America, i cristiani tendono a essere molto favorevoli a Israele per i musulmani ciò può solo significare che sono anche anti-musulmani. Dobbiamo sviluppare uno spirito d'amore nei confronti di tutti gli uomini, evitando di partecipare a dibattiti politici. L'amore deve essere il fattore supremo, motivante delle nostre relazioni con i musulmani. Se avvertono in qualche modo che conserviamo segreti atteggiamenti prevaricanti nei loro confronti, la fiducia che hanno in noi svanirà subito. Quando parlate con i musulmani, Dovete aspettarvi che sicuramente sorgano tra voi il dibattito e la discussione. È davvero inevitabile. Seconda Timoteo 2, versetti dal 23 al 26, dicono Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. E in 1 Pietro 3, versetti 15 e 16 dicono: Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto, e avendo la coscienza pulita affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Questi versetti ci dicono di essere gentili, di mostrare rispetto e di non perdere la calma quando parliamo con coloro che si oppongono a noi. La Bibbia non ci dice di sfuggire al dibattito, anzi ci dice di essere preparati per poter dare una difesa al nostro credo e soprattutto di rispondere sempre col giusto spirito. Perciò preparatevi a dare una risposta per la vostra fede e affrontare un acceso dibattito. Lo scrittore John Gilchrist scrive, I musulmani sono stati addestrati a pensare in maniera positiva dell'Islam e di credere che il cristianesimo sia fondato su colonne molto fragili. La dottrina della Trinità a loro appare per la sua vera natura illogica e oscura. La dottrina che Gesù è il figlio di Dio, una chiara falsità. E l'espiazione, nella migliore delle ipotesi, l'autorizzazione a vivere liberamente, e nella peggiore delle ipotesi, una forma di redenzione volgare. La Bibbia, allo stesso modo, appare al musulmano la parola di un uomo piuttosto che la parola di Dio, e gli sono stati forniti diversi argomenti contro di essa che, secondo lui, dimostrano che è stata alterata. Non serve che tolleriate ogni tipo di incomprensione a riguardo del cristianesimo. È dovere del cristiano superare questi ostacoli. E poiché l'atteggiamento del musulmano resta lo stesso, ogni timidezza, incertezza o ragionamento superficiale da parte del cristiano lo convincerà subito che il cristianesimo è davvero una religione insostenibile. I musulmani sono fiduciosi nell'Islam e hanno un senso di certezza nella loro religione, sia che noi crediamo che ciò sia ben fondato oppure no. I cristiani perciò devono essere in grado di presentare il Vangelo e di difenderlo con fiducia e in modo convincente se vogliono meritare il rispetto dei musulmani per il messaggio che proclamano. Qualunque tentativo di evadere l'argomento sarà interpretato come prova che il cristiano non crede veramente in ciò che professa, ma va avanti con esso perché è cresciuto da cristiano e ha molto da perdere andando contro la propria eredità. I cristiani non solo devono conoscere ciò in cui credono, ma devono anche essere in grado di spiegare i motivi del loro credo. I musulmani, quasi a livello generale, sanno che i cristiani dovrebbero sottolineare la deità di Cristo, la sua reale crocifissione e molte altre dottrine contrarie agli insegnamenti che hanno loro. La spiegazione inadeguata di una di esse potrebbe indurli a compatirci e a disprezzarci. Senza dubbio dedurranno che siamo codardi e abbiamo paura di difendere tutto il nostro insegnamento. Ciò rende necessario che i cristiani siano ben preparati nella parola di Dio, ben istruiti nell'apologetica fondamentale e siano certi delle verità della loro fede. Mi azzarderei a dire che sarebbe meglio non tentare mai di testimoniare a un musulmano se non credete prima in maniera risoluta nell'autenticità della Bibbia e nella divina autorità delle sue dottrine. C'è bisogno di una testimonianza completa per i musulmani. E gli ingredienti essenziali sono una sana conoscenza delle dottrine e degli insegnamenti delle scritture e un'abilità a difenderle in modo affabile ma comunque convincente. Se ne avete bisogno cercate una libreria cristiana, procuratevi alcuni buoni libri sull'apologetica e studiatela. Buoni libri in italiano sono Più di un falegname, Risposte alle domande spinose degli atei, La risurrezione di Gesù, un fatto certo e nuove evidenze che richiedono un verdetto di Josh McDowell. alcuni argomenti che sostengono i musulmani. I musulmani diranno spesso che la Bibbia è stata cambiata. Come già abbiamo discusso prima, in risposta a ciò, spiegate che la Bibbia che abbiamo è uguale alle copie esistenti centinaia di anni prima di Maometto. Se il Corano dice che la Bibbia era autentica ai tempi di Maometto, allora quando e come è stata cambiata? I musulmani diranno la Trinità non esiste o Dio non ha figli. Il miglior modo per illustrare la dottrina cristiana riguardo a ciò è spiegare l'incarnazione. Nel principio era la parola e la parola divenne carne e dimorò fra di noi. Anche i musulmani credono nella parola di Dio eterna che è in cielo e si chiama Umm al-Kitab, o madre del libro, che si manifestò nel Corano cartaceo come la parola di Dio. Questo credo è molto simile a quello cristiano, soltanto che noi crediamo che la parola di Dio è una persona vivente, Gesù Cristo e non solo un libro. Diranno anche: dov'era Dio quando Gesù morì? Potete chiedere: dov'era Um al-Kitab quando il Corano si manifestò sulla terra? Voi dite che noi crediamo in tre dei, allora voi credete in due dei, Allah e il Corano. Noi crediamo in Gesù come voi credete nel Corano, come parte di Dio e nello stesso tempo separato. Diranno: Gesù non è morto in croce. Dovete spiegare loro che la morte di Gesù sulla croce è avvenuta per la gloria di Dio, come i versetti in Romani 3, 25 e 26 e 1 Corinzi, capitolo 1, versetti dal 18 al 25, ci dicono, e che potete anche leggere per loro. Non si trattò di debolezza o fallimento da parte di Dio, ma era il suo piano eterno per salvarci, e Gesù fu ubbidiente nel fare la sua volontà. I musulmani chiederanno: perché avete quattro Vangeli? Secondo i musulmani, Gesù fu semplicemente un profeta che aveva ricevuto un messaggio chiamato Injil, o Vangelo, proprio come Maometto aveva ricevuto il messaggio del Corano. Quando i musulmani vedono Vangelo di Luca, Vangelo di Marco, eccetera, dicono che questa è una prova che i cristiani hanno corrotto la Bibbia, perché secondo loro esiste soltanto un Injil, o Vangelo, che fu dato a Gesù. Un modo semplice di spiegare le differenze nei Vangeli è quello di far notare che i quattro Vangeli sono simili agli Adit, che spesso raccontano versioni diverse della stessa storia, inserendo più o meno dettagli. Diranno, non è necessario un sacrificio perché Dio possa rimetterci i peccati, egli può semplicemente perdonarci senza alcun sacrificio. Dovete spiegare loro che Dio è santo, è giusto, è troppo puro per poter tollerare il peccato. Non è come qualche giudice orientale ingiusto che è disposto a prendere una bustarella sotto banco e a chiudere un occhio sulla giustizia. Dio deve assolutamente punire il peccato perché Egli è giusto e noi tutti meritiamo, a giusta ragione, la sua ira. Ma Egli stesso ha pagato il nostro debito col sacrificio di Cristo sulla croce. La prova che quel sacrificio è stato accettato sta nel fatto che Gesù è risorto dalla morte e noi ora possiamo essere perdonati. E avere la certezza di essere stati perdonati se mettiamo la nostra fiducia in Lui. Condividete i versetti di Romani 3, dal 21 al 26, che dicono che Dio è giusto e che è colui che giustifica chi crede in Gesù. Uno strumento molto importante da usare nel testimoniare ai musulmani è il film La passione di Cristo, che mostra graficamente il sacrificio di Gesù e il suo proposito redentivo. Se riuscite a procurarvi il film e lo guardate insieme a un amico musulmano, avrà un forte impatto su di lui. Ai musulmani bisogna sempre spiegare tutto, perché la loro conoscenza del cristianesimo è alquanto distorta e sbagliata. Per esempio, quando usiamo le parole Dio, preghiera, Gesù, oppure figlio di Dio, i musulmani comprendono in maniera molto diversa. I musulmani vi diranno, la Bibbia profetizza di Maometto. I musulmani credono che Gesù abbia preannunciato la venuta di Maometto in Giovanni 14, versetto 16, dove dice E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore. In greco Consolatore si dice Paracleto, ma i musulmani dicono che agli inizi era utilizzata un'altra parola greca, periclutos, che in greco significa illodato, e che in arabo si dice Hamed. Questo è un altro modo per dire Maometto. In realtà il vocabolo periclutos non è stato mai trovato in nessun manoscritto antico. E inoltre Giovanni, nei capitoli 14, 15 e 16, spiega proprio chiaramente che il consolatore di cui Gesù parlava è lo Spirito Santo che dimorerà nei credenti e non Maometto. A volte i musulmani cercheranno anche di dire che Maometto fu preannunciato nella profezia di Mosè, in Deuteronomio 18, 15: Per te il Signore, il tuo Dio, farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me, a lui darete ascolto. Ci sono molte obiezioni all'interpretazione che i musulmani danno a questo versetto. Una di queste, e non piccola, è costituita dal fatto che Maometto non discende da Israele, come si evince dalla frase fra i tuoi fratelli. I musulmani diranno, è stato ritrovato il Vangelo originale di Gesù, che ci parla di Maometto. Un libro chiamato Il Vangelo di Barnaba è apparso per la prima volta nel XVII secolo e i musulmani affermano che si tratti del Vangelo originale dato a Gesù. Nel libro Gesù profetizza diverse volte sulla venuta di Maometto, indicandolo per nome. Il manoscritto afferma che Giuda è stato crocifisso a posto di Gesù, che invece è salito in cielo senza morire. In tutto il libro si riscontra uno spirito tipicamente islamico, e Gesù appare come un profeta sul modello dell'Islam. Gesù chiama Maometto il Messia, e Gesù appare come un precursore alla stregua di Giovanni Battista. Il libro è una chiara contraffazione datata non prima del XIV secolo, con molti errori e anacronismi evidenti. Per esempio il libro parla dell'anno del giubileo e dice che accade una volta ogni cento anni. L'anno del giubileo invece era celebrato ogni cinquant'anni nel calendario giudaico e successivamente anche in quello della Chiesa Cattolica. Soltanto nel 1300 Papa Bonifacio lo stabilì ogni cento anni che poi furono riportati di nuovo a 50 anni dal Papa successivo, ed allora è stato ogni 50 anni. Nel libro si legge anche che Barnaba ha condannato aspramente l'Apostolo Paolo di falsa dottrina, per aver insegnato che la circoncisione non è necessaria per la salvezza. Ma la Bibbia ci dice nel libro degli Atti che al concilio di Gerusalemme sia Paolo che Barnaba Sono molti altri errori grossolani, sia sulla descrizione del clima in Palestina in estate, sia su Nazareth, che è descritta come una città lungo la riva del mare: in realtà si trova lontana dalla costa. Il libro utilizza in gran parte concetti ed espressioni tratte dall'inferno di Dante, scritto agli inizi del 1300. Pertanto, appare evidente che sia stato scritto dopo di questo. I musulmani potrebbero dire: l'Islam è un miglioramento del cristianesimo, o frasi del genere. Al che io chiederei di conoscere in quale senso sia considerato un miglioramento. Quando Dio disse ai Giudei nell'Antico Testamento che certi cibi erano puri ed altri impuri, stava insegnando loro la sua santità e la separazione dal peccato. In seguito, quando venne Gesù, in Marco 7, nei versetti dall'1 al 23, e quando parli con un musulmano gli leggi tutto il brano, i farisei gli fecero rilevare che i suoi discepoli mangiavano senza aver lavato le mani. Gesù disse loro, non è quello che entra, ma quello che esce dall'uomo che lo rende impuro. Dopo i suoi discepoli lo interrogarono su tale affermazione e lui spiegò, quello che entra nel corpo non va nel cuore dell'uomo, ma passa attraverso il corpo. Ma quello che esce dall'uomo, come i pensieri malvagi, provengono dal suo cuore e lo rendono impuro. Nel dire questo, Gesù afferma nella Bibbia che ogni cibo è puro. Allora, quale miglioramento ha portato l'Islam se 600 anni dopo dice di nuovo che mangiare il maiale rende l'uomo impuro? Poi, nei tempi antichi, la gente come Salomone aveva molte mogli, anche se ciò era contrario alla parola di Dio. Quando venne Gesù, disse che ogni uomo deve avere una sola donna, fin quando entrambi vivranno. Quindi, che miglioramento c'è nel dire 600 anni dopo Gesù che un uomo può avere quattro mogli? e può divorziare dicendo semplicemente per tre volte io divorzio da te. E ancora nell'Antico Testamento, ai Giudei veniva insegnato di amare il prossimo e di odiare i nemici. Ma quando un religioso chiese a Gesù: "Chi è il mio prossimo?", lui rispose raccontando la storia del buon samaritano, Luca 10, versetti dal 25 al 37. E anche a questo punto potete leggere l'intero brano. 600 anni dopo è stato detto ai musulmani di riservare il proprio interesse esclusivamente alla umma o comunità islamica. In che senso questo è un miglioramento di quello che ha detto Gesù? E se i musulmani lo negano, chiedete loro perché, quando è avvenuto lo tsunami nel dicembre del 2004, è sorto un gran dibattito in tutti i paesi musulmani sulla opportunità, secondo l'Islam, di aiutare i non musulmani, benché molti dei morti fossero musulmani. Alla fine... Le nazioni che hanno dato un grande aiuto sono state quelle dell'Occidente cristiano, mentre l'aiuto delle ricche nazioni arabe è stato molto scarso. La stessa cosa è successa nel 2010 con il terremoto in Haiti. Infine, Gesù è venuto in pace, mentre Maometto è venuto con la spada. In che modo ciò è un miglioramento? Il sistema di valori. Imparare e comprendere la cultura dei musulmani è molto importante per raggiungerli in maniera efficace e portarli a Cristo. La comunicazione è la questione centrale nel condividere il Vangelo. Se non si comunica in maniera comprensibile, allora in realtà non abbiamo predicato il Vangelo. La vera comunicazione va oltre il semplice pronunciare delle parole a qualcuno. Gli studiosi in materia ci dicono che quando si invia un messaggio, Ognuno di noi ha dei filtri che determinano il grado di comprensione di ciò che viene comunicato. Quanto viene detto non sempre coincide con quello che l'uditore riceve. Chi comunica un messaggio vuole dire qualcosa, ma il messaggio passa all'uditore attraverso un filtro e può essere compreso in maniera totalmente diversa da quella intesa da chi trasmette il messaggio. Mia moglie è italiana e ha un accento italiano. Per anni siamo vissuti in Spagna, dove parlano con un accento mediterraneo simile all'italiano. A volte, quando parlavo in lingua spagnola con qualcuno, dicevo esattamente le stesse parole che diceva lei. Eppure lei veniva capita e io, col mio accento americano, no. Questo è un tipo di filtro. A volte, comunicando in varie lingue, Possiamo fare seri errori e cacciarci in problemi soltanto per aver pronunciato male una semplice parola, dandole un significato completamente diverso da quello che intendevamo. Ma perfino quando parliamo la stessa lingua ci sono dei filtri che noi tutti usiamo. Uno molto importante, utilizzato nell'interpretare una comunicazione, è il nostro personale bagaglio culturale e il nostro sistema di valori. L'Islam si è sviluppato in una cultura araba beduina medio orientale. In tutto il mondo musulmano ci sono certi valori fermi che spesso sono diversi da quelli dell'Occidente. Ebbene che teniamo in mente questi valori importanti mentre presentiamo il Vangelo affinché il nostro messaggio possa essere ricevuto come noi intendiamo. Uno dei valori culturali più importanti dell'Islam è l'ospitalità. Essa si rifà ai concetti tradizionali arabi-beduini del dovere e dell'onore. L'ospitalità è obbligatoria. Anche quando i mezzi per offrirla sono molto limitati. Siamo stati molte volte in case musulmane che spesso erano povere, eppure veniva offerto un banchetto. C'era un'enfasi nel dare e abbondantemente. L'ospitalità, quando viene offerta, crea un obbligo per chi la riceve ed è necessario che sia ricambiata. Ogni qualvolta c'è un debito o un obbligo, deve essere ripagato in modo adeguato. Quando ministriamo ai musulmani. Dobbiamo essere ospitali se vogliamo essere rispettati. Dopo un po' di tempo, però, è il caso di trovare dei metodi per incontrarci che non costino troppo. Condividere un pasto è un gran metodo per ministrare i musulmani. Il cibo e la compagnia possono dare grandi opportunità per parlare. Per quei musulmani che sono nuovi convertiti, questo forse è un modo per ministrare e essere ammaestrati più significativo perfino delle riunioni formali, perché sperimentano in pratica. La vita cristiana è la comunione vissuta. È un momento di serenità nel quale è probabile che il bisogno di preghiera possa essere proposto più facilmente. Un altro valore islamico riguarda il tempo. In Occidente vediamo il tempo come una comodità da usare o da spendere. Diciamo che spendiamo del tempo per fare qualcosa. Risparmiamo tempo, perdiamo tempo, il nostro tempo è prezioso, eccetera. Nelle culture islamiche, il tempo è considerato subordinato alle relazioni, alle quali si dà un'importanza maggiore. Essere puntuale non è considerato importante, e ciò è molto difficile da comprendere per gli occidentali. Per esempio, è probabile che un musulmano ti dia un appuntamento, ma che non lo rispetti, perché si ferma a passare del tempo con persone che sono venute a fargli visita nel momento in cui stava per venire da te. Arrabbiarsi per questo motivo servirà solo a danneggiare la vostra testimonianza verso di loro. Il sistema di valori islamico è anche molto orientato al passato. Noi occidentali tendiamo a essere orientati verso il futuro. Riteniamo che il passato sia ormai finito, andato, e diamo principalmente valore all'avanzamento della tecnologia e del progresso. Ciò che è passato viene scartato e viene visto come qualcosa di nessuna importanza. Per le culture musulmane invece, il passato è considerato più importante del futuro. Il passato conserva le lezioni che dovremmo imparare a capire e seguire. Nel passato c'è l'età d'oro di Maometto e dell'Islam, quando erano trionfanti. Nelle relazioni con i cristiani, i musulmani considerano le crociate di 900 anni fa così importanti e significative come se fossero avvenute ieri. La loro cultura guarda al passato e lo tiene in gran conto. Quindi, quando parli con i musulmani, Cerca di dare un senso di prospettiva storica. Pensa che la tua testimonianza è messa in relazione con quello che la Bibbia dice e quello che Gesù insegnò, e non dire solo Gesù mi ha dato amore, gioia e pace. Prendi ad esempio come l'Apostolo Paolo ha annunciato il Vangelo agli ebrei nel suo primo viaggio missionario, come riportato in Atti al capitolo 13. Il valore di fondo della cultura islamica è costituito dall'onore e dalla vergogna. Onore e vergogna determinano ciò che è conveniente ed accettabile dalla società. La cultura islamica attribuisce molta più importanza al gruppo che all'individuo e delinea il posto adeguato di ognuno in rapporto al gruppo. In Occidente l'individualismo è importante. Il nostro ideale è l'uomo Spavaldo, padrone del mondo, che cavalca libero per la prateria. Teniamo in gran conto la nostra indipendenza. Vogliamo fare le cose a modo nostro. I valori culturali occidentali mettono in risalto l'amore, l'uguaglianza e la libertà. Ma nella cultura islamica, tale indipendenza è vista in modo negativo, come una minaccia per la stabilità e l'ordine delle cose. Viene data molta considerazione ai valori della lealtà verso il gruppo, dell'ubbidienza all'autorità nell'ordine gerarchico stabilito e a un comportamento che influisce positivamente sull'onore della famiglia o del gruppo. La cosa peggiore che uno possa fare è portare vergogna o disonore alla propria famiglia. Questo spiega la causa per cui fra i musulmani ci sono tante uccisioni per lavare l'onore. Molte figlie e sorelle vengono uccise da membri di famiglia per aver avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio o semplicemente perché hanno un fidanzato non musulmano. L'atto immorale di per sé stesso non è in realtà il vero danno, che invece è costituito dalla macchia portata alla reputazione della famiglia e che dovrà essere tolta con la morte del colpevole. Quando predichiamo il Vangelo, se enfatizziamo il nostro sistema di valori, non stiamo comunicando in modo chiaro ai musulmani, ma siamo come una radio che sta solo trasmettendo un fruscio. Dobbiamo mettere enfasi, quando condividiamo il Vangelo, su quei valori cui la cultura islamica dà importanza. In Occidente, quando condividiamo il Vangelo, tendiamo a usare quei versetti che parlano della colpa dell'uomo, del suo bisogno di essere liberato dal peccato, e dell'amore di Dio per l'umanità. Ma nell'Islam le questioni di peccato non sono considerate molto importanti. Una volta mi trovavo in un autobus ed ero seduto accanto a un tunisino ubriaco fradicio. Gli dissi che secondo l'Islam non avrebbe dovuto bere alcol. Lui mi rispose che il fatto che si ubriacava non intaccava la sua relazione con Dio, era soltanto una questione comportamentale che interessava gli uomini. Quindi le questioni di peccato non sono così importanti, sono viste come una cosa non molto grande. Invece sono molto importanti le questioni d'onore. Quando viene fatto qualcosa che apporta disonore, allora bisogna pagare un prezzo. Quando testimoniamo ai musulmani, dovremmo cercare di utilizzare quei versetti che parlano di valori importanti per loro come onore, lealtà, ospitalità. Può essere sorprendente sapere che ci sono tanti versetti sull'onore e sulla vergogna quanti ce ne sono sull'amore e sulla colpa. Un nostro amico conosciuto durante il periodo in Iraq, studiando la Bibbia, ha scoperto più di 600 versi che illustrano il senso dell'onore e della vergogna. Alcuni esempi di versetti onore e vergogna. Onore e vergogna. Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce, disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Chiunque crede in Lui non sarà svergognato, ora e nell'ultimo giorno. Lealtà Gesù fu leale verso Dio nell'andare alla croce: fu ubbidiente e fedele fino alla morte. Ospitalità. Dio è l'ospite e l'ospitante più onorevole: che cosa si merita? Di essere trattato col massimo rispetto. Onore e vergogna. Filippesi 2, versi dal 5 all'11 abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Luca 9,26: Se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Romani 10, versetto 11: La scrittura dice. Chiunque crede in lui non sarà svergognato. Lealtà. Giovanni 6, versi dal 38 al 40. Perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in lui, nell'ultimo giorno. Ospitalità. Apocalisse 3, versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Luca 14, versetti dal 15 al 24. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse, Beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse, Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati Venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse Ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse, Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo, Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Note Finali. Sono venuto a Cristo nel 1972, mentre vivevo a Tulsa, una città che si trova in Oklahoma. In America, Tulsa è nota come città religiosa e diversi ministeri cristiani hanno la loro base lì. Sono arrivato a Tulsa quando avevo solo 14 anni. Ero scappato via di casa a migliaia di chilometri di distanza perché volevo essere libero di condurre la mia vita da solo. Per più di tre anni i miei genitori non avevano idea di dove fossi. Durante il periodo passato a Tulsa cominciai a essere coinvolto in molte cose negative come l'alcol e la droga. A volte andavo perfino a scuola talmente ubriaco che tutti potevano notarlo. Però ero vuoto dentro e cercavo delle risposte alle domande della vita. In tutta la mia vita non ero stato quasi mai in una chiesa. Nella mia ricerca ho studiato molte cose come filosofia, psicologia, astrologia. Ma non c'è stato niente che mi abbia cambiato veramente dentro. Infine, a 17 anni, cominciai a studiare il buddismo zen, pensando che potessi trovare la pace interiore attraverso la meditazione. Un giorno, mentre meditavo fuori dalla mia scuola, due giovani mi si avvicinarono e mi chiesero se avevo mai pensato a Gesù. Parlammo e, benché non mi avessero convinto, potevo vedere che c'era qualcosa di reale nella loro vita e volevo saperne di più. Andai a delle riunioni che stavano tenendo in una grande tenda ai bordi della città e per la prima volta nella mia vita udì il Vangelo di Cristo Gesù. Dopo circa una settimana di lotta interiore, cercando di capire ogni cosa, finalmente giunsi al punto di dire, se tutto ciò è vero e Gesù Cristo è veramente risorto dalla morte ed oggi è vivo e può cambiare il mio cuore, allora voglio saperlo. Se non è vero, allora... Voglio saperlo lo stesso, così posso andare avanti per la mia vita. Quella notte mi misi in ginocchio, pregai e invitai Gesù nel mio cuore, confessando di essere un peccatore e chiedendogli perdono, e gli chiesi di diventare il Signore della mia vita. Dopo aver finito di pregare, mi alzai e pensai, ora avrò una visione? Non ho mai visto niente, ma all'improvviso ho sentito come se nel cuore mi si fosse aperto un cancello. E fui invaso da una pace e una gioia profonda. Seppi che Gesù è reale perché venne nel mio cuore. Ero nato di nuovo. Nei giorni seguenti, Dio mi mostrò in molti modi che non ero più lo stesso, come dice la Bibbia, se uno è in Cristo. È una nuova creatura. Cambiò il mio modo di vedere le cose e desideravo essere simile a Gesù. Vidi risposte alle preghiere e vidi Dio fare miracoli in risposta alle mie preghiere compresa la guarigione. Quando leggevo la Bibbia sentivo dentro di me come se si accendesse una lampadina. Ritornai a scuola per condividere Cristo con gli altri e alcuni di quelli che conoscevo vennero da me per dirmi che anche loro erano cristiani, nati di nuovo. Sapevo che erano brave persone, ma avevo sempre pensato che fosse solo per l'educazione che avevano ricevuto. Quindi chiesi a loro, a volte mi avete visto venire a scuola ubriaco. Perché non mi avete mai parlato di Gesù? La risposta fu che erano troppo timidi o avevano paura di parlare. Allora mi resi conto di una cosa. Non basta vivere una buona vita davanti agli altri, per quanto importante ciò sia, ma dobbiamo anche condividere il Vangelo di Cristo con loro. I musulmani devono vedere che le nostre vite sono buone e che onorano Dio, ma dobbiamo anche parlare loro della buona notizia di Gesù. Come dice Romani 10 al versetto 14. Ora... Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? Voglio incoraggiarvi a portare il Vangelo ai musulmani e a non avere paura. Qui in Europa, in Occidente, abbiamo grandi opportunità che non esistono nei paesi musulmani. Qui abbiamo libertà di religione. Non c'è la carcerazione per aver predicato il Vangelo o per aver condotto qualcuno a Cristo. Finché abbiamo questa libertà, dobbiamo utilizzarla. Se non cominciamo a raggiungere i musulmani, certamente verrà il giorno in cui l'Islam crescerà al punto che non ci sarà più libertà per farlo. Dio vi benedica e vi usi nel portare anime nel suo regno.